Salve ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Oggi all'interno della nostra unità sulla geometria dello spazio andremo a vedere la misura delle capacità. Nella lezione precedente abbiamo visto l'unità di misura del volume, quindi l'unità di misura principale, i vari multipli e sottomultipli e soprattutto la non facile conversione da un'unità all'altra. Oggi andremo a vedere un'unità di misura, magari che useremo un pochino meno spesso, ma che ha una maggiore rilevanza nella vita di tutti i giorni, cioè un'unità di misura che si incontra molto più comunemente in casa, nella vita di tutti i giorni. E cominciamo come al solito con la definizione. Quindi che cos'è la capacità? La capacità viene definita come il volume che può essere contenuto all'interno di un recipiente e quindi di conseguenza il volume del liquido che noi possiamo mettere all'interno di questo recipiente. E ci sono tanti esempi di recipienti che possiamo incontrare sia nella vita di tutti i giorni, ma ancora più importante per quello che facciamo a scuola, nel laboratorio. Alcuni di questi recipienti vedremo hanno dei modi di dei metodi per misurare direttamente la quantità di liquido che mettiamo al loro interno, altri non hanno tale indicazione. Per esempio, in casa noi possiamo avere un qualsiasi recipiente graduato per determinare il volume, che so, di farina, di zucchero, di latte che ci serve per una certa ricetta. Ma anche la capacità di un bicchiere, come può essere un calice da vino, determina appunto la quantità di tale liquido, in questo caso il vino, che posso mettere al suo interno. Allo stesso modo si può parlare di un bicchiere, molto spesso, per esempio, sia nelle ricette ma anche nei dosaggi di alcune medicine, viene indicata la quantità, in questo caso quindi la quantità di liquido in, che so, cucchiai, in inglese si chiamerebbero tablespoons, o in cucchiaini, in inglese teaspoons, no? Per fare la differenza tra le diverse dimensioni. Anche una siringa è un contenitore graduato che è predisposto per contenere un liquido e come tale ha delle tacchette che ti misura la quantità di liquido in esse contenuta. In laboratorio invece avete già incontrato numerosi recipienti graduati, quindi nei quali non viene normalmente indicato quindi il volume nell'unità di misura che abbiamo visto in lezione precedente, che so, centimetri cubici, decimetri cubici, ma più spesso in unità di capacità, che li vedremo tra poco. Quali sono questi contenitori? La beuta, il cosiddetto conical flask, appunto per la sua forma tronco-conica, il becker, classico contenitore cilindrico graduato, oppure il cilindro graduato, che noi abbiamo visto esistere in diverse dimensioni, che permette una misura molto più precisa dei liquidi in esso contenuti, e come tale è lo strumento di misura principale, che so, in chimica. Come abbiamo già fatto per il volume, dobbiamo definire qual è l'unità di misura principale della capacità. E come vedete, l'unità di misura principale della capacità è il litro. E come vedete, il litro è effettivamente una grande unità di misura che noi ritroviamo nella vita di tutti i giorni. Si misura in litri, che so, la capacità di una bottiglia di latte, oppure di una bottiglia di succo di frutta, oppure di una qualsiasi bevanda gassata. Il litro ci rimanda immediatamente a unità di misura di volume, in particolare un litro è esattamente equivalente a un volume di un decimetro cubico e questa ha una sua ragione storica. Infatti, quando inizialmente venne stabilito il sistema metrico decimale, quindi prima definendo la lunghezza del metro e poi le altre grandezze fondamentali, venne stabilito che l'unità di misura della massa, che noi abbiamo già incontrato, che è uguale a un chilogrammo, fosse pari alla massa di un decimetro cubo di acqua. Più precisamente, se io prendo una quantità di acqua pari a un cubo di lato un decimetro, quindi un volume di un decimetro cubico di acqua distillata, cioè di acqua pura, alla temperatura di 4 gradi centigradi, questo è importante perché
non abbiamo esplorato questo aspetto, ma qualsiasi liquido solido alle diverse temperature può cambiare il suo volume, no? Noi sappiamo che, ad esempio, che molti metalli si espandono aumentando la temperatura, per esempio l'acqua succede il viceversa, no? Raffreddandosi, in particolare congelandosi, espande. Quindi è molto importante, se voglio definire il volume di una certa sostanza, anche definirne con precisione la temperatura. Quindi, ricapitolando, se io prendo un volume di un decimetro cubo di acqua distillata esattamente a temperatura di 4 gradi centigradi, la massa di acqua è proprio uguale a un chilogrammo, e questa quantità viene chiamata anche il litro. Quindi si stabilisce questo collegamento tra la capacità di un litro e il volume di un decimetro cubico. Allora, rispetto al metro cubo, centimetro cubo e via discorrendo, la conversione dai multipli e sottomultipli del litro è molto più agevole. In particolare, utilizzando i soliti prefissi che ormai conosciamo molto bene, cioè chilo, mille, etto, cento, deca, dieci, deci, un decimo, ovvero 0,1, centi, un centesimo, ovvero 0,01, e milli, un millesimo, ovvero 0,001, si vede come per passare dall'unità di misura principale, il litro, ai suoi multipli, il chilolitro, l'ettolitro in realtà, e il decalitro, o per passare ai suoi sottomultipli, ovvero il decilitro, il centilitro e il millilitro, non si dovrà fare come nel caso del volume, cioè moltiplicare o dividere di mille in mille, ma semplicemente come si faceva già con il metro, di 10 in 10. Quindi ricordiamo, quando si parte dalle unità di misura, dai prefissi più piccoli, quindi milli, centi e deci, e si va a salire, quindi dalle unità di misura più piccole verso quelle più grandi, quindi seguendo il verso di questa freccia, si divide per 10 ad ogni passaggio. Quindi divido per 10 per andare da milli a centi, divido per 10 per andare da centi a deci, e così via. Viceversa, se parto da una quantità espressa in unità di misura grande, quindi i chilolitri, che in realtà non si usano mai, ma gli ettolitri si usano, i decalitri si usano, allora ogni passaggio, ogni step, bisogna moltiplicare per 10. E vediamo subito un caso pratico, no? Quindi, di nuovo, per ricordarci, ho riscritto qui i prefissi, no? Chilo, etto, deca, deci, centi e milli, ricordando che da grande a piccolo si moltiplica. Allora, questo è il nostro esempio. Supponiamo di avere 5 ettolitri di un certo liquido e voglio sapere a quanti centilitri corrisponde. Allora, so già che devo moltiplicare. Devo moltiplicare per 10 ogni passaggio. A questo punto devo sapere quanti sono i passaggi. Parto da qui, ettolitro, faccio 1, 2, questo è importante, è l'unità di misura principale, conta, non si può passare da deca a deci direttamente, quindi 1, 2, 3, 4 passaggi. Moltiplicare per 10 4 volte equivale a moltiplicare per 10.000, cioè 1 seguito a 4 zeri, quindi prendo il mio 5, lo moltiplico per 10.000 e ottengo la mia risposta, ovvero che 5 ettolitri equivalgono a 50.000 centilitri. Vediamo il caso opposto, no? Si parte dal piccolo e si va verso il grande. Vi ricordo di nuovo, si divide per 10 ad ogni passaggio. Ho 200 millilitri di un certo liquido, voglio sapere quanti litri sono. Allora, devo contare i passaggi, quindi 1, 2, 3, quindi devo dividere per un 1 seguito da 3 zeri, cioè 1000. Divido 200 per 1000 e viene 0,2 litri. Come vedete, è un tipo di conversione molto più rapido, molto più semplice. Tuttavia, possono capitare dei problemi in cui vengono usate entrambi i tipi di unità di misura, ovvero unità di misura di volume e unità di misura di capacità. Allora bisogna ricordarsi almeno un paio di conversioni rapide. Una l'abbiamo già vista, ovvero che un litro è equivalente a un decimetro cubico. Quindi, se in un problema vi viene data una grandezza in litri e vi chiede quanti decimetri cubici sono, sapete già che i numeri sono identici. 5 litri sono 5 decimetri cubici, 10 litri 10 decimetri cubici, e così via. Un'altra
conversione che si può fare molto rapidamente, tra altre cose è una conversione tra unità di misura che si usa spesso in laboratorio, perché sono unità di misura per esempio del Becker, della Beuta, del cilindro graduato, è quella tra millilitri e centimetri cubici. Di nuovo, un millilitro è esattamente equivalente a un centimetro cubico, quindi di nuovo è un passaggio abbastanza rapido. Vediamo un esempio. Ho 4 litri di un liquido, so già che sono 40 decimetri cubici, però nell'esercizio non basta. Vuole sapere, per esempio, quanti centimetri cubici sono. Allora, mi devo ricordare dalla lezione prima che per passare da decimetri cubici a centimetri cubici devo moltiplicare, no? Da grande a piccolo si moltiplica, ma in questo caso non per 10 ma per 1000. Quindi 40 per 1000 fa 40.000 centimetri cubici. Se invece vado nella direzione opposta, da piccolo a grande, e voglio sapere quanti metri cubici sono 40 decimetri cubici, devo fare 40 diviso 1000 e viene 0,04 metri cubici. Nella prossima lezione metteremo insieme i concetti di volume e di peso per andare a vedere una grandezza che incontreremo spesso nell'esercizio di geometria solida, ovvero il peso specifico. Ma per oggi è tutto, alla prossima lezione.